Gli effetti qui saranno immensi. Ogni giorno vediamo l'impegno costante dei soccorsi e anche l'impegno del governo italiano per evitare che diventi una catastrofe ambientale. Tutto ciò è di grande impatto. È stato impressionante vedere da lontano questa grande nave bianca. Arrivando sull'isola pensi che sia un palazzo enorme. Abbiamo impiegato del tempo a capire che invece era proprio la Concordia. Questa è una storia molto internazionale, i passeggeri vengono da tutti i paesi del mondo, fra cui ci sono un paio di americani. Quello che stiamo facendo adesso è di raccontare da un lato i soccorsi e come stanno facendo il loro meglio per trovare i passeggeri e dall'altro la storia invece del capitano e se ha fatto qualche manovra azzardata. Sono dispersi anche 12 confermate, forse 14 tedeschi, e siamo preoccupati di quello che succede qua. L'interesse è molto grande perché la Svezia è un paese che ha delle caratteristiche simili all'Italia in questo caso, cioè un arcipelago con tantissime isole, molto sensibile a questo problema, dove per fortuna queste tragedie non sono avvenute, però c'è un polemica su navi di queste dimensioni da crociera che passano soprattutto tra Stoccolma e Helsinki. Le cose negative, c'è un po' sempre questo caos dell'organizzazione, la guardia di finanza, i carabinieri, la marina militare, la costa costiera. Sembra un po' che ci sono tante teste e tante persone a comandare che poi alla fine nessuno comanda. C'è troppa spettacolarizzazione? Troppa spettacolarizzazione, ma l'abbiamo visto già in altre situazioni. Forse in questo caso la spettacolarizzazione è quasi giustificata per la singolarità dell'evento. La cosa brutta purtroppo è la brutta figura per tutta Italia come questo capitano ha agito, no? Che è capitano codardo. E voi ci state ricamando sopra, come si dice? Ah certo, ma per forza, perché è così. Però non sono tutti gli italiani così, è lui che l'ha fatto, è lui che ha cercato a fare una bravata. E questo lo dite agli americani? Forza, no? Per forza.